Bella a tutti ragazzi, sono Davide, bentornati su Ghibli Channel e su Project Hospital. Allora ragazzi, io ho fatto passare la notte off camera ed è successa una cosa che sinceramente non mi aspettavo, ovvero che uno dei nostri dottori, questo qua, Gabriele Parisi, praticamente durante la notte si è ubriacato. Infatti vedete che come tratto ha alcolista, spesso arriva tardi al lavoro con sintomi di una sbornia, quindi ci sono anche queste cose. Avete anche a che fare purtroppo con del personale che non sempre si comporta nel migliore dei modi, quindi praticamente lui oggi resterà rincoglionito per tutta la giornata, speriamo che non mi faccia disastri con i pazienti. Però in contemporanea è successo anche un altro fatto, ovvero che la ristrutturazione di un ospedale vicino fa sì che aumentino del 30% i pazienti in arrivo. Questo sarà per 2 giorni, quindi insomma per i prossimi 2 giorni avremo il 30% in più dei pazienti, che assolutamente schifo non ci fa. Noi abbiamo tutte le nostre stanze pronte e tra l'altro io ho già preparato, visto che ho acquistato il primo dei DLC che sono usciti diciamo in questi anni, ovvero quello che dà accesso a tutta la parte diciamo amministrativa dell'ospedale e non solo, perché grazie alla parte amministrativa noi potremo costruire la farmacia, che è quella che ho già preparato qua, adesso la faremo insieme, un negozio di articoli da regalo, un ufficio servizi, una sala mensa per il personale e poi vabbè il classico ripostiglio delle pulizie e un'aula studio. Anche questa è una cosa molto interessante perché darà la possibilità ai dipendenti di seguire dei corsi di formazione per migliorare le proprie abilità e specializzazione, quindi potremmo appunto far aumentare quei dipendenti che magari non sono diciamo bravissimi nelle loro specializzazioni. Quindi anche questa è una cosa che assolutamente voglio fare, magari potrei fare in questo lato qua. Però quest'oggi ci occupiamo prima di tutto della farmacia, perché io devo ovviamente costruirla. Abbiamo diversi banconi da poter scegliere. Io prenderei, ma prendiamo questo perché quello nero ce l'ho già qua per la reception, quindi prenderei magari questo qua. Quindi qua abbiamo il banco delle informazioni, ne metterei 2 dove gli andiamo a mettere sopra 2 PC, ok, così qua diciamo i farmacisti andranno a dare le varie informazioni. Poi abbiamo il bancone, questo qua di destra, che posso magari mettere qua. Abbiamo quello invece per il ritiro, che posso mettere a questo punto qua di fianco ai 2 computer, e poi abbiamo il bancone diciamo centrale, quello normale, che posso mettere tranquillamente qui. E qua gli vado a mettere invece quello di sinistra, che spettacolo di farmacia, mamma mia, perfetto. Poi andiamo a mettere ovviamente almeno 2 sgabelli per le 2 postazioni con i PC, e andiamo a mettere gli scaffali con i vari medicinali, quindi ne posso mettere ne posso mettere un altro qua. Devo mettere questi 3, ce ne devono essere almeno 3, però vabbè io ne posso anche mettere di più, così almeno li abbiamo. E magari qua nel mezzo vado a mettere anche 2 di questi, e magari no, questi qua sono quelli che ho già messo, questi qua sono quelli in vetro, possiamo mettere in mezzo quei 3 in vetro, perfetto. Quindi la nostra farmacia l'abbiamo completata. Tra l'altro guardate, figata con le varie scritte. Ah, ci sono anche ovviamente i cartelli, le insegne della farmacia, sia queste laterali che queste qua laterali, che appunto sono quelle che ho messo, e anche quelle diciamo messe così fondamentalmente, però vabbè 2 laterali bastano assolutamente. Qua mi sono accorto che mi hanno sminchiato come al solito il muro, quindi devo farglielo così, ok, perché non sempre me lo prende. Vabbè, qua le 2 finestre dietro alla farmacia magari gliele lascio, così il vetro che dà sulla farmacia secondo me ci può anche stare, dai, non è male. E qua ovviamente devo prendere i 2 farmacisti, quindi devo guardare come abilità ovviamente farmacologia. Fanno tutti veramente schifo ragazzi, fanno tutti veramente schifo. Io provo con l'agenzia di assunzione, vediamo. Mi scoccia spendere 2005, però sinceramente questi facevano tutti schifo. Oh, qua abbiamo un 42, quindi questo Giovanni Marino assolutamente sì, e prenderei a questo punto quest'altro, questo Davide Fontana, che ha 38 in farmacologia. Perfetto, la farmacia in teoria, adesso non lo so perché è la prima volta ovviamente che la metto, ma in teoria dovrebbe darci anche diciamo così un rientro economico dalla vendita dei farmaci, spero. Quindi vediamo
se qualcuno andrà in farmacia, spero ovviamente di sì, perché vorrei vederla davvero funzionante. Peraltro qua ho scelto di farla qua la farmacia, aspettate che mi rigiro nella posizione iniziale, ok? In questo modo mi sono aperto, diciamo, un corridoio posteriore che poi andrò a continuare ovviamente da questo lato per fare qua nel mezzo tutti gli altri reparti che comunque ci servono, perché insomma ce ne serviranno veramente veramente parecchi. Ok, allora qua abbiamo l'orario d'apertura della clinica e già lo sappiamo. Questo è già stato curato. Ah, questo ha fatto la vaccinazione Pfizer del Covid. Ok, ancora vanno avanti le vaccinazioni contro il Covid, quindi va benissimo. Questa fa parte di una mod che avevo per l'appunto installato. Vediamo lei che cos'ha. Una tonsillite batterica. Questo può avere un sacco di cose, a capogiro e vertigini. Vediamo eventualmente che cosa gli farà fare. Potrei fare... No, l'ecografia non posso ancora farla. Ecco, magari potrei eventualmente pensare di allargarmi ulteriormente anche da questo lato e mettere, diciamo, una nuova stanza dedicata appunto alla radiologia. Ce lo posso fare con l'unità di ecografia. Perfetto ragazzi, allora eccoci qua con la stanza creata. Me ne è venuta fuori ovviamente un'altra qua di fianco, che poi eventualmente sceglieremo cosa metterci all'interno. Allora, io posso mettere quindi un lettino qua, possiamo andare a mettere un ecografo qua, possiamo andare a mettere, però questo mi sa che mi conviene magari spostarlo, ecco, un po' più in qua, perfetto. Questo va bene qua, sì, in teoria dovrebbe essere corretto. Poi mettiamo magari un lavandino normale da laboratorio, glielo mettiamo qua, gli andiamo a mettere ovviamente il suo cestino, gli andiamo a mettere magari un armadietto qua di fianco, che secondo me va bene. Ok, allora in teoria dovremmo avere tutto, ma me lo danno ancora in blu. Cosa ti manca? Ah, perché il tavolo gli va vicino. Ok, quindi il tavolino va vicino qua, quindi sì, in teoria sì, perfetto. Adesso così dovrebbe essere a posto, perché deve avere tutte le cose vicine messe correttamente, se no non me lo prende. Infatti adesso mi ha preso diciamo la possibilità di assumere il tizio, ovvero l'ecografo. In questo caso prenderei questo che è 34, sì, Giuseppe Monti, vai, scelgo te. Vai Giuseppe Monti, ho scelto te. Perfetto, così abbiamo anche il nostro reparto di ecografia. Niente, nella farmacia non ci sta andando ancora nessuno. Porcaccia boia con quello che mi è costato farla. Dai, forza un po', qualcuno che mi vada a fare, a comprare qualche medicina, che ne so. Questo cos'è? Cancro dell'utero, usti, cancro al seno, tegnasi bovina. La faccia, oh, questa qualsiasi cosa gli dicano è una tragedia. Porcaccia miseria. Contusione del torace, frattura semplice delle costole, ok. Questa, vabbè, la tonsillite batterica abbiamo già vista, questa l'abbiamo curata. Ah, questa ha fatto il vaccino dell'influenza, ha fatto l'antinfluenzale, perfetto. Quindi abbiamo anche queste persone che vengono, diciamo, a fare dei semplici vaccini. Va bene, allora mandiamo un po' avanti il tempo, vediamo se qualcuno mi fa anche qualche nuovo esame. Nessuno, proprio manco per il cacchio che utilizzano qualcosa. Quindi non puoi fargli, no, questa anche lei sta facendo una semplice vaccinazione. Qualcuno che mi vada a fare un attack post-covid check-up, seriamente? Eh sì, perché tutte le cose legate, diciamo, al Covid danno anche questo tipo di diagnosi, quindi un check-up anche post-Covid, quindi gente che ha fatto il Covid deve ovviamente fare il check-up. Va bene, allora qua cosa possiamo... Ah, gli chiediamo la storia medica della famiglia, la TC, ma poi gli faccio fare un attack così. Basta, vammi a fare un attack così. Perché mi interessa fargli l'attacco. Vediamo se può fare qualcos'altro. Radiografia torso, fai tutto, ti faccio tutto. Esame del sangue, campionamento, sì, così usiamo anche il laboratorio. A me interessa utilizzare le attrezzature, quindi sfrutto i pazienti come cave. Infatti vedete che lui adesso va, in teoria... No, Gabriele Parisi è uno dei doc, pardon, lo confondo sempre con il laboratorio. Questo è quello, è l'ubriacone. Speriamo che non mi faccia disastri, perché... Sei ubriacato, questa zoppica che è quella massacrata al piede, infatti deve andarsi a fare una lastra ovviamente al piede. E speriamo che quello mi vada a fare l'attacco, quindi in teoria dovrebbe... Madonna quanta gente! Che cacchio è tutto sto bordello? Oh, perché c'è chiuso quell'altro ospedale, mi sa?
Mi sa che è per quello, allora effettivamente c'è una ragione. Dai qualcuno. Oh, forse questo va a farsi l'attacco. Sì, in teoria dovrebbe farsi l'attacco. Oh, finalmente, che così vediamo questo qua che fa qualcosa. Perché ormai è un mese che l'ho assunto, non sta facendo un cacchio di niente. Non sta facendo, mortacci tua. Allora, vediamolo bene da qua, che si vede anche meglio. Così facciamo un bel check-up completo, almeno sfruttiamo un attimino queste cacchie di apparecchiature che sono costate una cifra, almeno qualche esame facciamo, anche se non serve a nulla però. Giusto per sfruttarle e per sfruttare anche i medici che sono qua, ripeto che mi stanno rubando lo stipendio. Sentite anche il suono, non so se si sente, ma è proprio il suono quello classico dell'attack, quel tu-tu-tu-tu-tun, quello lì fortissimo, so perché anch'io l'ho fatta quando ho fatto l'ernia, e quindi insomma anche questa è una bella cosa che dà l'idea di quanto è curato questo titolo sotto ogni punto di vista. Io non so se quello sia andato a fare l'esame del sangue, francamente non lo so. Spero che anche quest'oggi non ci siano diagnosi sbagliate, soprattutto da quell'ubriacone maledetto che è tornato ubriaco, perso dalla nottata che ha fatto, quindi speriamo. Oh, è andata qualcuno in farmacia. Fermati che lei in farmacia ha la laringite, quindi penso che vada a comprare degli antibiotici, gli antipiretici, gli analgesici, quindi sta comprando effettivamente i farmaci nella nostra farmacia, che figata. Eh sì, il dottore adesso, il farmacista, gli va a prendere le cose, tac, gliele consegna. E sono tutti e due contenti. 90 dollari ci ha pagato. Quindi, dai, un pochettino di guadagno ce l'abbiamo anche dalla farmacia. Poi, vabbè, ovviamente devono entrare un sacco di persone per farci un bel guadagno. Però almeno qualcosina ce l'abbiamo effettivamente anche dalla farmacia. Volevo anche vedere a questo punto, perché mi mancano solo più due sale. Per quanto riguarda il reparto, diciamo, di radiologia, una la potrei fare qua. Volevo capire le dimensioni 6x5 e 5x4. Quindi facciamo qua l'unità di cardiologia, che è un po' più piccolina, quindi non credo che richieda macchinari abnormi. Perfetto, e mi richiede comunque un bel po' di roba, per cui facciamo il lettino da visita che richiede un sacco di cose. Manca ancora l'attrezzatura da laboratorio che gli possiamo mettere. Qua, ci sta qua sopra? Sì, dovrebbe esserci tutto. La lampada, tac, e siamo a posto. Ok, così abbiamo fatto anche questa stanza qua. Andiamo a prendere il cardiologo, 43, Beatrice. Beatrice, scelgo te, sei la nostra cardiologa. Benvenuta, benvenuta in squadra. Ok, speriamo che anche lei non mi faccia cappellate. Lei che cosa ha di tratti? No, nessuno in realtà. Caratteristiche nascoste, in teoria nessuna. Questo neanche. Questo, cos'è che è? Gran lavoratore. Ah, non si prende mai delle pause. Bravo Matteo, bravo. Ma mi fa piacere, lavora. Tanto non stai facendo un cacchio da settimane ormai, che non stai facendo una mazza di nulla. Allora, questa è l'anemia da carenza di ferro, va bene. Questo cosa sta facendo? Faringite, ok. Ma ammazza quanta. La Madonna, ma è pieno? Che è sto casino? Volevo mettere, come detto, l'aula, perché se i nostri medici possono migliorare le loro abilità, anche questa non è una cosa che mi fa schifo, sinceramente. Potrei anche provare a farla a sto punto, perché l'aula quanto ci chiede come spazio? Aula studio 4x3, quindi molto piccola. Io ho già lo spazio qua. Abbiamo fatto la nostra aula. Allora, qua devo mettere una finestra intanto qua, che così almeno, ok, entra un po' di luce. Magari una la mettiamo anche qua nell'aula, poi vediamo se ci ingrandiamo di qua. Gliela vado semplicemente a togliere. Ok, ma e qua non devo mettere nessuno, scusami. A livello di insegnante, no? Non devo scegliere, no. Pare di no, ma ci manda soli o ci va il primario magari? Vediamo ragazzi, vediamo un attimino se qualche dottore. Intanto aspetta che qua qualcuno sta facendo la visita al cuore. Eh sì, questa Emma Santoro è in cardiologia perché sta facendo l'elettrocardiografia. Ok, ammazza. Elettrocardiografia. Ok, quindi l'ha fatta. E vediamo se riusciranno a capire che cos'è. Obiettivo completato, vabbè, abbiamo fatto i 30 pazienti al giorno. Sì, siamo sempre a 25.000, non ho visto cosa mi ha sbloccato, ma evidentemente non soldi, perché peraltro stiamo anche perdendo. Orario di chiusura della clinica, c'è ancora un paziente in attesa.
Ok. Potrei iniziare a mettere solo qualche dottore, magari come turno notturno. Scusate il gioco di parole. Tipo, questi medici qua potrei metterne magari giusto un paio come cosa notturna. Ma oh, arriva qualcuno. Sì, alleluia, una signora è arrivata. Sofia Conti, ok, vediamo che cos'ha. Dolore articolare e febbre. Bisognerà capire adesso cosa le fanno fare. Allora, possiamo fare esame obiettivo, monitoraggio cardiaco, ecografia urgente. E cacchio, mi sa che mi conviene mettere anche gli altri dottori di notte, sapete. Perché il problema è che lei adesso mi richiede, vediamo se ce la fa. Sì, influenza B, no vabbè, ce l'ha fatta senza ulteriori esami, ok. Ok, perché se ce la fanno a risolvere il problema loro senza ulteriori esami va bene, perché se no mi tocca mettere gli specialisti. Questa febbre può essere 2 miliardi di cose differenti. Questa cosa... Ah no, niente, questa è in attesa. Quella comunque ha pagato, quindi è andata via contenta. Ottimo, vediamo lui. Sì, è una sinusite. Vabbè, la sinusite è quella... La può fare tranquillamente. Ah, tra l'altro lei è andata a comprare anche i farmaci, quindi ho fatto bene comunque a tenere la farmacia aperta anche di notte. Effettivamente può essere utile. Anche lui sta andando a prendere farmaci. Lei ha pagato 140, lui paga 53. Quindi dai, almeno ci ripaghiamo un attimino dei soldi, perché sennò qua è veramente, veramente un casino. Ma non ce n'era un'altra che stava aspettando? No, ho visto male io? Boh, vabbè, sembrava ce ne fosse un'altra di paziente. Comunque abbiamo fatto, cos'è, 3 pazienti, 2? Quanti ne abbiamo fatti, quindi... Veramente, veramente poche. Abbiamo fatti 3 e sono ormai le... Anzi, 2 e sono le 6 della mattina, quindi non credo arriverà nessun altro con quei 2 pazienti, per quanto abbiano comprato anche delle medicine. Vabbè, questa è la terza, però non credo che ci siamo ripagati di tutte le spese. Covid-19, vabbè, questa è venuta a fare l'AstraZeneca, la vaccinazione del Covid. Beh, però sti cacchi, ci ha dato 225. Mica poco, eh? Mica poco per fare il vaccino del Covid. Porcaccia boia. Ok, qua ne abbiamo un'altra che parla adesso. E avremo fatto un 4-5 pazienti. Anche lei deve fare l'AstraZeneca, vaccino del Covid. E ok. E va bene, quindi qua è stato il lavoro notturno, insomma, relativamente tranquillo, nonostante l'altro ospedale fosse chiuso. Comunque in fase di ristrutturazione, il lavoro notturno, come vedete, è veramente molto molto limitato. Per cui per adesso io tengo solo i 2 medici di base che mi fanno il turno di notte, l'infermiera, perché vabbè, un'infermiera qua alla reception ci vuole, e il farmacista o la farmacista, non mi ricordo chi era, che appunto mi fa il turno di notte. Gli altri specialisti per adesso non li prendo, perché costano veramente veramente tanto. Vedremo in futuro se eventualmente serviranno di notte. Sicuramente sì, andando avanti sì, ma adesso come adesso, a mio avviso non ne vale la pena. Io non so bene come si organizzano i corsi, cioè se devo organizzarli io, se lo fa, cioè per dire, se clicco su un dottore non è che magari gli devo dire io vai a... Ah, aspetta, all'aula studio. Ah, vedi, sì, e infatti mi sembrava strano. Ok, ah, cioè ci costa 800 e aumenta in diagnosi. Beh, io questa la farei aumentare, sta Matilde è inattiva ed è una pippa. Mandiamola a studiare, più che medicina generale, sì, pago altre 800, la mando a studiare. E lei va in aula e si studia da sola, vedete, col videoproiettore, che figata. Si studia le cose in teoria, e adesso è 28 e 29, dovrebbe aumentare, mo vediamo quanto tempo impiega. Però, diciamo, selezionate voi i medici che volete far migliorare e li mandate direttamente in aula. Vabbè, migliorata di 1. Non è che sia migliorata di chissà quanto, quindi non è che ci ho speso 1.600 e non è che è aumentato di molto la situazione di un punto alla fine. Vabbè, meglio che niente. Ah no, però sta andando ancora a studiare, ok, quindi penso che migliori ulteriormente, farà tutto il percorso di formazione. Bisogna vedere poi in totale quanto aumenterà. Spero tanto, spero che ne valga la pena, perché insomma comunque non costa neanche poco. La sala d'attesa è strapiena, è veramente veramente strapiena. Ci abbiamo un boato di gente e meno male, così almeno recuperiamo qualche soldo dell'apertura notturna. Quindi direi che sta andando anche piuttosto bene. Va bene ragazzi, allora io direi però che per il momento mi posso fermare qui. Anche quest'oggi abbiamo fatto un sacco di cose: la farmacia, l'aula di studio appunto per i medici, abbiamo fatto anche l'ecografia, abbiamo fatto il reparto della cardiologia, quindi insomma tante tante cose nuove. E ovviamente andremo avanti così, insomma, ingrandendo sempre di più ovviamente il nostro ospedale, quella che è la nostra struttura. Questa che vedete qua sulla strada è la fermata, diciamo il parcheggio dell'ambulanza, quindi quando poi avremo il pronto soccorso, la terapia intensiva e quant'altro, dovremo costruirla in questa zona
così siamo vicini al parcheggio appunto dell'ambulanza, e poi avremo anche l'elisoccorso, perché poi andrò a prendere anche il DLC dedicato ai traumi, quelli veramente gravi, che arriveranno addirittura in elicottero. Quindi insomma, ci sarà veramente da divertirsi a costruire, a gestire il tutto. Detto questo ragazzi, quindi io vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube, il tassino cazzo di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!